a Fahrenheit. Mi hanno chiesto gli autori italiani dei quali sono appassionato, e io ho detto che come, per la mia professione come professore parlo spesso, ho studiato e ho letto spesso di Dante, partendo addirittura dalla letteratura latina, da Virgilio, Dante, Buzzati, chi è Maso? Boccaccio. Boccaccio e naturalmente Camilleri. Mi piacerebbe poter dire nomi femminili, ma ancora non posso, ma sanerò questa cosa, risolverò questa cosa. Camilleri è arrivato tardi nel mio paese, è arrivato attraverso Anagrama, che è una casa editoriale fantastica per tutto il mondo ispanoparlante. È stato scoperto tardi, ma da quando l'abbiamo scoperto con Montalbano è diventato In quanto enorme. no es un invento mío, ni por supuesto está lleno de historias y de novelas que utilizan las dos voces. En este caso yo me inspiré, aunque parezca mentira, en otro escritor que también admiro, que se llama Cormac McCarthy. Es un escritor norteamericano que suele recurrir también a una polifonía de voces en sus novelas, con una tipografía distintiva para ayudar al lector. La narración en tercera persona, además, está basada en un hecho estrictamente real en esta novela. Es decir, hubo en las inmediaciones de mi ciudad una fuga con esas características en los años 90. Por lo tanto, quería yo, de alguna manera, todo aquel episodio de la fuga de estos, de este militar que está preso, etcétera. Quería hacerlo intervenir en la novela central de Agustín Flores, y la forma que encontré es justamente una narración distinta, paralela, que va en paralelo durante toda la novela y que muchas veces no se entiende, hasta espero que al final de la novela sí. Lì che si crea la tensione, no? Era lì che si crea la tensione. Mi fa molto piacere che tu abbia notato questa caratteristica strutturale del libro, perché era una cosa che era per me importante che si notasse. C'è sempre nel libro un discorso in prima persona, coadiuvato da un discorso in terza persona, con una storia che apparentemente non ha niente a che vedere con la storia principale. E naturalmente questi due discorsi sono molto diversi l'uno dall'altro, perché quello in prima persona è il discorso del pensiero del personaggio. E sono felice che da questo discorso, da questa dualità, sia emersa l'ironia, soprattutto molto probabilmente grazie a Elisa, la traduttrice, perché l'ironia non è mai facile da trasmettere. Quindi sono molto grato e molto felice che sia arrivata Siamo quest'ironia. molto moderati. E quando Pedro ha fatto la descrizione dal primo premio che ha ottenuto nel libro, non ha detto perché il libro era meraviglioso ni niente, ha detto perché non si conosceva la science fiction in Uruguay in quel tempo. E lui, e quello è l'anima uruguayana, per quello che volevo. Lui è una persona, penso, stupenda, ma anche è che l'Uruguay è un po' così.